Luigi Abbate, Viva l'Italia Channel Sky 879. Ministro Di Maio, ci rivediamo dopo 2 mesi. Ho visto qui la solita passerella e gli aspetti scenici rappresentati da queste firme. La Taranto è in una situazione penosa dal punto di vista ambientale. Ministro, mi guardi, mi piacerebbe essere Il mio guardato. diritto è ascoltarla, il Benissimo, mio dovere è certo, ascoltarla, benissimo. non guardarla. No, è una Abbia forma di pazienza. rispetto reciproco, penso. Stavo Vabbè, prendendo va bene, appunti. lei va Va bene, benissimo. vorrà dire che non prenderò appunti No, e dimenticherò quello che mi no, chiederà. è Va giovane e bene, ha una prego, grande vada memoria. avanti, faccia la Allora, più domanda. 78 di mortalità rispetto all'aspettato e durante il vostro governo, 2018, gli ultimi 7 mesi, più 44. L'Ilva, lo stabilimento Ilva, sta letteralmente crollando a pezzi. Sta letteralmente crollando a pezzi. E ancora, cassa integrazione per 1.400 unità. Come dati di emissioni si registra un non peggioramento rispetto allo scorso anno, ma con una diminuzione della produzione. Quindi, con una diminuzione della produzione con 5 milioni di tonnellate annue, pur ridotta la produzione, si hanno gli stessi dati di emissioni inquinanti degli anni precedenti. Allora mi dica, signor Ministro, di grazia, ma a Taranto cosa siete venuti a fare? A volervi La salvare prego di dire che sei politicamente andato dal subito dalla crollo presidenza. che Mi il Movimento chiama 5 Stelle Pietro sta ottenendo? Le ripeto, risponda ai bambini che stanno morendo di cancro. Risponda a questa. Ma non strumentalizzi, sta No, lì è in lei che una ha conferenza stampa. Abbia pazienza. Non parla più di Ilva Abbia chiusa? Non pazienza. parla Abbia più di Ilva pazienza. chiusa? Non Risponda. strumentalizzi i Non bambini. parla. Le No, no, rispondiamo, ma non risponda. strumentalizzi i bambini. Prego. No, vorrei la risposta da lei, signor Grazie, Ministro. grazie. Dopo le Posso rispondo. giocare al governo? Posso? Ho chiesto io al ministro Di Maio di intervenire sui tassi di mortalità perché abbiamo già visto dei comunicati stampa che a nostro avviso fanno una disinformazione molto pericolosa e quelli sì che effettivamente strumentalizzano la morte delle persone per sostenere una tesi piuttosto che un studio. Io mi permetto di dire cosa abbiamo fatto. Poi questi dati che noi abbiamo li pubblicheremo, quindi tutti potranno tranquillamente leggerli e confrontarli. I dati che noi abbiamo di mortalità, sia per gli uomini che per le donne, aggiornati al 2015 ma anche al 2017, poi magari ci farà avere una Tre anni. scheda dettagliata, perché i dati che noi abbiamo sono al 2017, quindi magari lei è più fortunato di No, noi. sono più E i informato e mi dati, no, documento guardi, meglio. Mi guardi, facciamo consenta. così, poi ce li manda. I dati, esatto, magari i dati sono tutti, tutti i trend sono in diminuzione, quindi sono. Li abbiamo anche poco fa presentati, sì, in regione sono in diminuzione rispetto anche al trend italiano. Ministro, più Abbiamo più, 78 di scusi, abbiamo un mortalità. tasso standardizzato. Aspetta, aspetta un attimo. Ministro, chiedo scusa, Abbiamo. verso i colleghi, siamo costretti a interrompere la Va conferenza, va bene, avanti così. va Quindi per rispetto a No, tutti i ma colleghi le la cosa chiedo, triste è che lei ha poi formulato dico. domande, il ministro Esatto, risponde, ci sono molte va bene. altre persone Ripeto, che. questi sono dati pubblici che noi pubblicheremo, non abbiamo motivo di dire una cosa piuttosto che un'altra, questi sono i numeri. Abbiamo il tasso standardizzato di mortalità che c'è un lieve aumento per quanto riguarda per tutte le cause il sesso maschile. Cosa significa per tutte le cause? Che non ci sono solamente le cause di mortalità collegate alle neoplasie, ma per esempio c'è un aumento di tassi di mortalità per malattie cardiovascolari. A me dispiace che questo dato non le piaccia, ma è un dato reale e quindi lo dobbiamo comunicare. I dati di mortalità invece per quanto riguarda gli uomini, quindi sempre valutati col tasso standardizzato di mortalità per tumore maligno al polmone, sono migliorati rispetto al passato. Esiste sempre un delta, cioè quindi un maggiore rischio per la popolazione del SIN di Taranto, ma che è diminuito rispetto al trend che noi avevamo nel periodo 2006-2013. Quindi il trend 2014-2016 conferma una discesa, ma conferma che certamente ancora esiste un delta, quindi un maggiore rischio per la popolazione del SIN di Taranto. E invece per quanto riguarda, questi sono dati di mortalità, per quanto riguarda invece i dati relativi ai ricoveri ospedalieri, il dato sicuramente importante e negativo, e questo nessuno lo nasconde, anzi sono la prima a volerlo confermare, è che esiste un trend in aumento per quanto riguarda i dati relativi alle leucemie infantili, quindi nell'età compresa tra 0 e 19 anni, nel periodo 2014-2017, ok? Quindi gli ultimi 3 anni.
E chiaramente è un dato in aumento, quindi è un dato importante. Ora, questi sono dati epidemiologici, quindi dati descrittivi. I dati, allora, i nuovi casi che noi abbiamo, perché abbiamo i nuovi casi 2014-2017, sono 17 relativi ai ricoveri, questi sono dati di ricovero ospedaliere, quindi sono 17 nuovi ricoveri ospedalieri, leucemie dovrebbero essere tutte acute, mieloide acute, adesso non ho il dato di sottogruppo, ma che verrà presentato il 5 di luglio a Roma, quando si farà il focus dello studio Sentieri specificamente sul SIN di Taranto. Quindi questo è il dato sicuramente importante, negativo. Poi ci sono dati invece leggermente positivi, che sono i trend di miglioramento, e quello presentato sui dati di biomonitoraggio, che è un indicatore a breve termine. Noi l'abbiamo spiegato oggi, esiste una differenza tra indicatori a breve termine, a medio e a lungo termine. La mortalità, ad esempio, è un indicatore a lungo termine, perché gli effetti che si producono sulla mortalità sono positivi o negativi nell'arco dei 20 anni, non li vedi nell'immediatezza. Quello che vedi nell'immediatezza, per esempio, è l'esposizione umana e ambientale a certi tipi di indicatori. Noi abbiamo valutato gli indicatori del benzopirene, per esempio, per quanto riguardava l'esposizione ambientale, oppure l'indicatore relativo alle diossine e al PCB per quanto riguardava il latte materno, il siero, il latte bovino e derivati e l'albume, e in tutti questi casi c'è una riduzione. Quindi i dati sono questi e verranno pubblicati sul sito sia del Ministero della Salute che dell'Istituto Superiore di Sanità, implementati con quelli poi del 5 luglio, che sono ancora più numerosi perché ne avevamo tantissimi, non li abbiamo potuti mettere tutti, quindi li abbiamo intanto riassunti nelle slide che abbiamo presentato oggi. Di Maio, mi risponda. Di Maio, risponda.